Buonasera cari amici, è il secondo appuntamento di questa nuova iniziativa. Grazie per i tanti contatti che abbiamo ricevuto e grazie per gli apprezzamenti anche pubblici che ci avete fatto. È un modo, come abbiamo detto l'altra volta, di rafforzare la nostra presenza e far sentire la nostra voce, che è la vostra voce, nei confronti dell'attuale gestione amministrativa. Questo secondo incontro lo vogliamo incentrare insieme agli amici consiglieri che sono a fianco a me, Giovanni Landi e Sabatino Ingino, su un argomento di cui abbiamo discusso ieri sera in Consiglio Comunale, ovvero il rendiconto, il conto consuntivo, i conti, detto in parole molto povere, del Comune per quanto riguarda l'anno 2015. Noi, come nostro costume, ci siamo limitati in maniera cortese, gentile, senza offendere nessuno, a segnalare una serie di, come dire, pericoli, di punti luminosi che cominciano a segnalare qualche malessere nei conti della gestione. È chiaro che parliamo sempre di un bilancio che eredita 20 anni di buona amministrazione, quindi anche se uno si impegnasse tanto è difficile sfasciare tutto in poco tempo. Però, leggere dalla relazione dell'organo di revisione dei conti, quindi non è un nostro parere, è un documento ufficiale, che abbiamo una cassa a 242 mila euro. Voi capite bene, io ho fatto l'esempio ieri di un normale padre di famiglia che cerca sempre di mantenere qualcosina da parte per quegli imprevisti che possono capitare a tutti quanti noi e a tutte le famiglie. Pensate che appena 1 anno e mezzo fa noi abbiamo lasciato una cassa, a chi ci ha è venuto dopo di noi, di 2 milioni e 8. Insomma, una certa differenza c'è. La competenza, la gestione della competenza, ovvero i conti finanziari effettuati tra spese e entrate durante l'anno, l'esercizio 2015, ha una meno, anche questo, di 254 mila euro. Per la prima volta dopo 20 anni si fa ricorso a un'anticipazione di tesoreria, non è mai successo, mi è stato ribattuto da qualche buontempone della maggioranza che era avvenuta anche in passato, e abbiamo dovuto dire che devono ripassare un poco meglio la materia, perché in passato c'è stata qualche anticipazione di cassa, ma non è adesso il caso di fare una lezione che può essere morbosa, ma mai un'anticipazione di tesoreria. Anticipazione di tesoreria significa che il nostro ente è stato costretto, anche se per un periodo limitato, a chiedere i soldi direttamente alla nostra banca che fa da tesoreria. Quindi non ha usato i suoi soldi per semmai anticiparli per qualche pagamento. Gli unici dati positivi sono quelli relativi alle spese per i fondi comunitari, ma sono tutti soldi avuti in eredità, vero Giovanni? 4 milioni e 496, 5 milioni di euro dei fondi europei, 1,6 milioni della regione, sono tutti fondi ottenuti, finanziamenti ottenuti da noi e che sono stati spesi per opere importanti come quella bellissima opera di salvaguardia idrogeologica realizzata a Saragnano, a Capo Saragnano. Un ultimo dato, vi dico subito, c'è per esempio un aumento della tassazione sui rifiuti, sulla spazzatura, e questo è un dato molto grave, perché grazie all'impegno di Giovanni Landi, grazie all'impegno di Sabatino Ingino, grazie all'impegno nostro, grazie all'impegno dell'assessore Farina, noi eravamo l'unico comune ad aver abbassato, l'unico comune della Campania ad aver abbassato la tassa sulla spazzatura, ben 18%, diciamo 20% per arrotondare, e invece tutto questo adesso è in controtendenza, quindi è un aumento notevole. E in ultimo, perché non voglio annoiare troppo gli amici che ci vedono e ci ascoltano, vi dico una cosa però, ecco, questa è una spia seria. I revisori dicono per esempio che anche il conto economico, anche qui non voglio essere tedioso, ma il conto economico è la parte più importante, perché adesso si applica una nuova contabilità agli enti locali, che è diversa rispetto a quella che si è applicata per tanti, tanti lustri, e
ed è più, come dire, aziendalista, cioè come si fa in tutte le aziende, si va a vedere realmente tra i ricavi, i costi, cioè che cosa è rimasto nell'azienda, se l'azienda sta in buona salute. Ebbene, dicono i revisori che il conto economico segna un meno 743 mila euro e segnalano, non solo lo dicono, segnalano che questo peggioramento dei risultati è una cosa molto, molto, diciamo, da attenzionare, molto seria, perché il risultato economico deve essere in pareggio. Ovviamente noi a questo aggiungiamo e chiudiamo qui, perché non vogliamo, ripeto ancora una volta, tirarla troppo per le lunghe, che tutto questo si coniuga col fatto che questo malessere, questa tendenza a un peggioramento della sanità dei conti si coniuga con, anche qui sono cifre ufficiali, 350 mila euro spesi per iniziativa delle luci, eventi ricreativi, manifestazioni ricreative e culturali, notte bianche, manifestazioni sportive. Guardate, 350 mila euro per un comune come Baronissi sono tanti, sono tanti. Io sono stato, la nostra amministrazione, io personalmente, io sono stato accusato di aver fatto negli anni passati, in particolare da qualche nostro amico consigliere, allora di minoranza, per tanti anni di minoranza, che facevamo cose tipo il jazz, eccetera. Pensate, cari amici, che noi spendevamo al massimo 40 mila euro all'anno, 40 mila, per fare delle cose di caratura anche internazionale. Qui si fa qualche cosa con la passione di Gesù, con i legnetti che grondavano sangue, con le luci rosse, si fa qualche cosa tipo la notte bianca, arancione o blu, si fa qualche zeppola e qualche albero cinese. Per Particolare. 350 mila euro e al contempo 0 euro per la sistemazione di telecamere, 0 euro per la sicurezza, 30 mila euro, solo 30 mila euro, sembra di essere a un banco di asta, per il rifacimento delle strade. E scusate tanto, perché ne abbiamo fatte tante di strade noi. E Baronissi, grazie a Dio, è cresciuta tanto. È ovvio che chi amministra, chi gestisce come gestivamo noi, oggi tocca ad altri, deve mantenere. Cioè, se noi siamo riusciti a fare una casa più bella, con più stanze, non è che si può lasciare la casa senza togliere la polvere o senza lavare mai i pavimenti. E quindi, a fianco a tanto sperpero per cose inutili, assoluta assenza sulla manutenzione del patrimonio che noi abbiamo lasciato in eredità, sulla sicurezza dei cittadini, sui servizi sociali che sono scomparsi, investimenti su questioni serie come possono essere le nuove tecnologie, il sostegno ai lavori, più importanti per i giovani, tutte le cose che si erano dette come balle durante la campagna elettorale. La campagna elettorale è finita. Adesso c'è una gestione diversa da quella a cui eravate abituati, e pian piano stiamo scoprendo il velo di persone che sono assolutamente inadatte, incompetenti a poter reggere con autorevolezza, efficacia ed efficienza una città come Baronissi e che, come dico io, al massimo possono organizzare un comitato festa. Buonasera a tutti.